Scegliere, scoprire, sorprendere è il programma che ospita grandi VIP e dà voce anche ad emergenti di talento. Questa sera ci sarà un grandissimo VIP, un artista davvero a livello mondiale. Poi con lui parleremo di tutte queste cose. Io per ora vorrei farvi... Ah, poi tra l'altro ci sarà una grande sorpresa, vi anticipo, si parlerà anche della piccola Laura Aramo, che io ho definito incantevole fenomeno. Comunque ora vi faccio ascoltare subito in apertura Blue Sky, dalla voce, dalla grande voce di Ronnie Jones. Buon ascolto e appena finita la canzone torneremo noi. Ciao! Oltretutto Radio.
eccoci, avete ascoltato che voce e chi è con me? Io mi emoziono sempre quando sono in diretta, sempre, veramente. Poi quando ho degli ospiti, insomma, in questi livelli, chiaramente molto di più, perché rappresentano molto, perché ci hanno e ci regalano emozioni. E quindi la musica, chi non ama la musica, voglio dire, e quando poi è interpretata in questo modo, beh, l'emozione ci pervade. Salutiamo ora, diamo appunto il benvenuto al grandissimo Ronnie Jones. Ronnie, buonasera. Buonasera Anna, come stai? Tutto bene? Bene, grazie, bene, emozionata, ecco. E poi sono anche molto contenta perché questa è la terza volta che lei è in diretta su Oltretutto Radio, ne sono davvero felice. È stato un po' agli inizi, è come se l'avesse battezzata questa radio. Ho battezzato tanti nella mia vita. Sì, una storia, veramente una storia. C'è Sandra in chat. Dice: buonasera a tutti, è un grande onore ascoltare questo grandissimo artista. Ma lei non sa che ci sarà una sorpresa da questo grandissimo artista tra poco, però non lo svegliamo subito a questa sorpresa noi. Ora... aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo. Sì, sì, sì. E Ronnie, instancabile Ronnie, grandissimo, ecco. Abbiamo appena ascoltato questa splendida canzone e vogliamo parlare un attimo di questa canzone e poi parleremo di lei. Ma la canzone si nasce come un'idea di pubblicità per un grande nave in crociera, non diciamo quale, e mi è stato detto che loro piacevano la canzone, poi a un certo punto, come tutte le cose, non tutti nascono già fiori, ma devono, diciamo, arrivare piano piano. Invece, diciamo, la canzone è stata piaciuta, però ho detto, diciamo, l'amatore ha detto: ma voglio qualcosa più commerciale. Ok, basta, è finito lì. Però, diciamo, una grande casa discografica ha preso il pezzo perché ha detto che è troppo bello. Bellissima. Ronnie, allora, lei ha iniziato come cantante, poi ha interpretato anche dei musical, tra i quali Air, che in Italia, diciamo, era stata veramente un po' un azzardo per quei tempi, no? Veramente azzardo, sì, hanno cercato in tutti i modi di ribloccarla. Esatto, però insomma poi ce l'ha fatto, è un grandissimo successo in America, molto. Ma soprattutto là, però per l'Italia era già un grande successo perché abbiamo fatto 10 mesi consecutivi di lavoro senza mai smettere. È meraviglioso, un altro grandissimo successo è stato anche l'Orfeo 9 di Tito Schipa Junior, che è stato mio ospite proprio due volte la scorsa settimana, giovedì e lunedì scorso, ed abbiamo appunto parlato anche di lei, perché ovviamente è stato uno dei grandi protagonisti dell'Orfeo 9, l'opera rock, e tra l'altro Tito Schipa Junior ha inventato l'opera rock, no? Infatti hanno scritto tutto lui. È vero, due grandi. Dopo di questo però ha iniziato a fare il DJ, uno dei più grandi tra l'altro DJ. Ma diciamo che usavo questo come salvagente, perché a quel punto là non mi sono stato accettato subito come cantante, perché le case discografiche abbiamo già Rocky Roberts e poi tutti gli altri stranieri che arrivano nel nostro paese, perciò dispiace, cioè, è una bella voce e poi basta. Quindi è stata dura? Ho dovuto inventare un altro modo di sopravvivere in Italia, allora ho scelto di giochi. E scusa? Ho scelto di fare il disc jockey perché
non c'era più spazio, diciamo, per il cantante. Ma è stata una alternativa vincente, tra l'altro, però. Sì, perché essendo che passando da disc jockey di solamente di sala e discoteche, che stavano nascendo, diciamo, piano piano in Italia, io sono passato subito a Mamma Rai, dove ho lavorato per 5 anni, e in questo qui mi sono, diciamo, incrementato, diciamo, il mio bagaglio di trucchi, e ho imparato bene le mestiere e sono diventato uno dei più bravi. Poi un giorno la musica si è cambiato anch'io, e ho detto: non voglio più fare più di ciò, che sono andato a cantare. Io vorrei far ascoltare anche un'altra canzone, perché ne abbiamo tante, tra l'altro, da far ascoltare, tra una... Ci sono tanti là fuori, qualcosa come 300 canzoni in giro in Italia. Ecco, un'altra cosa, ma io so anche che lei ne ha scritte oltre 200. No, ormai siamo arrivati a 300. 300 canzoni, ecco. Ma sono state canzoni che, tra l'altro, poi sono state interpretate anche da grandi protagonisti della musica, no? Anche italiana. Anche. Zucchero, uno. C'era Zucchero numero uno per me, che ha fatto Bambino io, bambino tu. E vogliamo citare qualche altro interprete? Ma da queste canzoni qua non lo so. Poi ci sono, diciamo, The Band of Jocks, i 10 di giochi con la puntina veloce, che hanno fatto Let's All Dance. Mm-hmm. E poi chi altri può forse pensare? Anche i miei, che erano i Video Games, quando era il presentatore di Popcorn. Mm-hmm. In TV. Poi un telefilm che dopo magari lo facciamo ascoltare, un pezzo molto bello intitolato Strength, diciamo, la sì. Forza, sì, sì, è Forza, questo era un altro molto bello, poi tanti altri, poi possiamo andare oltre, però diciamo altri grandi nomi, a parte di Zucker, The Band of Jocks, questi sono i miei ciliegi, diciamo, nella mia tasca, capito? Mm-hmm. Allora, salutiamo, questa sera c'è la Sardegna in ascolto, perché Sandra ci ascolta dalla Sardegna, e poi è arrivata anche un'altra ascoltatrice, Angela Iurino. Ciao Angela, anche a te, anche lei dalla Sardegna. E vorrei fare un saluto anche a Terry Melani, che sta in redazione, altra sua grande fan. Poi sono tutti emozionati nell'ascoltare il grande Ronnie Jones. Vorrei dire a quelli della Sardegna, sono a Cagliari, diciamo il 15 in teatro con un gruppo di sardi che suonano la musica jazz, e faremo un po' di ballori insieme, diciamo, a Cagliari. Quando questo? Il giorno 15 di questo mese. Grande, allora nella sorpresa che abbiamo, che diremo tra poco, beh, magari si concretizzerà in modo proprio, come dire, da padrino radiofonico potrà essere proprio padrino personale, ecco. Grazie. Ecco, infatti Sandra ci ascolta proprio da Cagliari, tra l'altro, e sì, poi divulgheremo, Sandra, mi raccomando, questa cosa, perché tu non sai che sorpresa ti stiamo per fare. E poi Angela Iurino ci ascolta invece dalla Maddalena. Io vorrei far ascoltare, ecco, è arrivata Terry. Ciao Terry, dice buonasera maestro Ronnie, e naturalmente a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Terry, ripeto agli amici ascoltatori, è il mio braccio destro e lei sta in redazione. Vorrei fare anche un saluto al regista, al grande regista Maurizio La Rosa. Allora, io vorrei farvi ascoltare, amici, un'altra meravigliosa canzone di Ronnie Jones, che è Soul Sister. Sentite com'è la mia bella pronuncia, un maestro, eh? Era perfetto. Eh beh.
Allora, Soul Sister del 1977, poi Ronnie ci dirà qualcosa proprio in merito a questa canzone. Buon ascolto. Ritardo, e beh sì, è normale questo, qualche secondo di ritardo, però si sente bene, vero? Sì, molto bene, pulito. Questo era il mio primo disco in assoluto, prima di questo c'era un altro che era intitolato Rock Your Baby, che era la stessa canzone di George McRae, soltanto che la casa del suo padre, che mia, era piccola, quella di George McRae era più grosso, allora quelle del suo erano originali, io la cover. Però sono contento perché è venduto bene lo stesso, anche se George McRae ha qualcosa come 3 milioni di dischi, secondo me, se sono arrivato a 300.000 è già tanto. Però sono contento lo stesso. Questo Soul Sister mi ha portato un disco d'oro in Canada, e che ce l'ho
ormai nelle case negli Stati Uniti e me lo tengo insieme tutti i miei ricordi. Meraviglioso. Ronnie, ci stanno ascoltando anche dall'America, perché oltretutto radio in America è ascoltatissima. Tra l'altro, ecco, proprio da New York, e salutiamo il poeta Joseph Gorgone. Lui vive lì a New York e ci ascolta sempre. Angela dice dalla Maddalena: bellissima voce, bellissima canzone, bellissimi ricordi. E poi c'è un altro artista che invece ci sta ascoltando da Napoli, Carmine Papa. Buonasera Carmine. Allora, vogliamo svelare questo nostro, questa nostra sorpresa, Ronnie? E vai avanti tu, a me viene da ridere. Vado avanti io. Allora, e poi guarda caso si parla di Cagliari. Nulla è stato preparato, assolutamente nulla, è venuto tutto così, da solo. Io non sapevo che questo grande artista tra qualche giorno farà uno spettacolo proprio lì a Cagliari. Allora, io quest'estate sono stata invitata per fare la madrina ad un festival che si è svolto proprio lì vicino Cagliari, il Festival Internazionale Città di Utah. Ho conosciuto lì alcune persone meravigliose con le quali si è instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. Ho visto ed ascoltato anche diversi talenti. Beh, una in particolare l'ho subito definita incantevole fenomeno. Perché? Perché non soltanto interpreta in modo meraviglioso le canzoni, ma ha una presenza scenica incredibile. E parlo di una bambina che ha soltanto 12 anni. Questa bambina ha vinto tanti altri festival. Se non erro, adesso non vorrei sbagliare, però se non erro è arrivata anche a Sanremo all'Ariston ed è stata tra i primi 5. Poi ha vinto il Cantagiro quest'anno per la sua categoria ed ha anche vinto un festival in Romania, Chiedovenia, se non ricordo il nome, comunque un bel festival. Lei si chiama Laura Aramu ed è meravigliosa. È un bel nome, Aramu, bel nome. E amici, Ronnie Johnson sta facendo il padrino radiofonico su Oltretutto Radio a questa bambina che conoscerà personalmente, e questa è una cosa che è venuta così da sola, non sapevamo nulla. Ronnie, quando a Cagliari? Siamo lì il giorno 15, sto cercando di ricapitarmi anche l'indirizzo, ce l'ho scritto da qualche parte. Sì. Durante la trasmissione lo dirò tranquillo. Allora, io insieme a Sandra, che è la mamma di Laura, poi darò a lei tutti i dettagli. Tra l'altro Laura ha vinto con una canzone dedicata al suo papà, il Cantagiro, e la canzone l'ha scritta Gianna Melis, un'altra bella persona, e Sandra insieme a Gianna Melis e a Max Sabetta credo che non mancheranno, e magari Ronnie potrà far salire sul palco questo incantevole fenomeno. Questa sera vediamo, però diciamo, dobbiamo vedere come faccio, sai, io in questo punto devo sempre chiedere a chi mi ha portato giù. Certo. La possibilità di farlo, però perché no? Magari voce pianoforte è sua, magari riusciamo a trovare qualcosa che possiamo fare insieme. Mamma mia, sono emozionata io, sono veramente stra emozionata, perché mi sono molto affezionata tra l'altro a questa bimba, ha dei genitori splendidi, anche la persona che ha scritto la canzone, voglio dire. E poi le cose, ecco, arrivano così, senza nessun programma, senza niente, ed è meraviglioso. Sandra dice sono...
Il bello della vita è questo, di trovare situazioni in cui uno che non è preparato, in anticipo, e fa sì che si sfrutta in un modo dove tutti quanti possono morirci da un evento che non era programmato. È bello questo. La spontaneità, la veridicità, e io mi sento ancora più emozionata per questa cosa. E dall'America, diciamo così, che tu sei il catalista di questo. Mi ci sento un pochino. Me, allora diciamo, conoscere la bambina brava, merita, allora appunto là è tutto, va come mano nel guanto, capito? Ma Ronny, anche perché c'è molta umiltà, c'è molta semplicità, e queste sono doti che io apprezzo molto, soprattutto l'umiltà, non chiedono nulla e tutto ciò che si realizza viene quasi così come per magia, per cui è meraviglioso questo. Perché è quello che si apprezza di più. È vero. Maniera. È vero, Sandra dice che è emozionatissima veramente, poi Joseph dall'America dice bellissima notizia e grande iniziativa, complimenti Sandra per tua figlia, queste sono anche emozioni che oltretutto Radio riesce a mettere insieme, brava Anna, grazie Joseph, e lui da appunto dall'America. Io vorrei far ascoltare ora un'altra bellissima canzone, vediamo un attimo. Vogliamo far ascoltare, Ronny, proprio quella che ha menzionato prima, Strength, ecco il mio... Strength. Ecco, mi si... Una parola proprio americana, dire forza. Forza, ecco, quindi adattissima in questo momento. Forza Laura! E dico forza Anna, anche a me stessa. Beh, mi si ingarbuglia un po' la lingua. Vogliamo ripetere il titolo nel modo corretto, Ronny, per cortesia? Allora, ascoltiamo dell'ultimo disco che si intitola The Man. Questo si chiama Strength, Forza. Eccola qui, la ascoltiamo subito. Buon ascolto a tutti. Yeah.
children. I love you. Meraviglia, in America, in Sardegna, parlano tutti di brividi, tutti dicono meraviglioso, e beh, che dire, sono emozionata, davvero. Terry dice: i grandi sono anche coloro che non dimenticano quanto importante sia regalare un sogno, grande Mr. Ronnie Jones. Angela dalla Maddalena: canzone ideale da ascoltare in una fredda notte come questa. Ecco, Terry, io vorrei risponderti, sì, è vero, lui, Ronnie Jones, è davvero un grande, è un grande artista, ma anche una grandissima persona. Io l'ho chiamato, no, è vero, lo devo dire questo, Ronnie è la terza volta che è ospite su Oltretutto Radio, ma è sempre stata una persona molto umile. Io mi ricordo che lo chiamai all'ultimo momento, il giorno di Natale, per farlo intervenire in diretta, se lo ricorda Ronnie? E lui era una serata con degli amici, tra l'altro mi fece salutare altri grandi nomi, adesso non ricordo gli altri perché io ero diciamo presa così nel parlare con lui, ma lui si liberò 10 minuti per venire su Oltretutto Radio, quindi devo dire davvero una persona che regala, ecco, i sogni. E per Laura, una bimba di 12 anni, essere tenuta a battesimo da un grande come Ronnie Jones, io credo che sia una cosa, non lo so, forse ora sarà avrà gli occhi lucidi per l'emozione. Io voglio anche dare i complimenti anche a Dina Ionita, che è l'autrice di questa canzone Strength, che ci ha portato un po' di fortuna, perché come dicevo prima facevo parte di un telefilm di Canale 5, non mi ricordo quale, è un poliziesco o qualcosa così, sai, una canzone in mezzo che era molto bella, però le parole delle canzoni l'ho messo io, e io ho detto, cioè, mi dai la forza, diciamo, solo per amarti, e questo è il contenuto della canzone, cioè per quelle che non capiscono in inglese. E questa canzone adesso uscirà con un nuovo CD che si troverà su tutte le varie punti di vendita in internet e non, e spero anche di averlo anche in una casa discografica che ci mette anche un CD vero in giro completamente con tutte le varie brani che ci sono 10 brani o 10 o 12 su questo disco, di qui questo Strength insieme con The Man e con altri covers e anche altre canzoni originali. La canzone è meravigliosa e due grandissime voci unite, è veramente da brividi, come ci scrive anche Joseph dall'America, beautiful song, e fa le congratulazioni. Ah, adesso in chat si è unita a noi anche Svetlana da Riccione: vi ascolto, stupenda canzone, siete grandi, sicuramente nella vita esiste coincidenza, e un abbraccio. È vero, Svetlana, esiste, è capitato anche tra noi. E veramente anche Svetlana, un'altra bellissima persona, è diventata anche lei sostenitrice di Oltretutto Radio insieme a Carmine Pape e a qualcun altro, devo dire che ci aiutano molto, e questo, ecco amici, grazie di cuore, perché grazie a voi che Oltretutto Radio riesce ad ospitare grandi personaggi come quello che abbiamo stasera, come Tito
Kipa Junior che abbiamo avuto la scorsa settimana, come Enrico Montesano, come tanti altri, e far conoscere al mondo e a questi grandi personaggi, artisti, anche bambini, bambini che meritano di essere conosciuti, come ad esempio Laura Ramo. E io mi sento veramente emozionatissima per questo. Ronny, si sente? Non so, non riesco a fingere mai, no? E quindi, che dire, ne sono fiera, orgogliosa, emozionata, un mixer di intenso, sì, insomma. Se io sono il padrino, tu devi essere la madrina, perché sei una delle prime che stai dando una mano a lei, diciamo, di proseguire con questa vita artistica, se lei ha intenzione di farlo per tutta la vita. E poi questo stai a vedere, perché la vita è lunga, siamo a 10 anni, è bello, è perché tutti i luccicanti e tutto il resto, poi salite, è molto difficoltoso, e ci sarà momenti in cui che non riesci a fare, diciamo, le cose che uno vuole fare, e devi accettare quella che viene offerta invece di pensare di fare di pensare in grande, diciamo, di fare in grande per andare avanti. Però sai, se hai le persone giuste, hai le persone giuste alle spalle, che gli dà una mano di superare certi ostacoli, allora vedrai che se la fa. È veramente meraviglioso questo che sta dicendo questo grandissimo artista, ed è vero, un consiglio da dare a Laura, Ronny? Niente, come si può dire, godere questi momenti, diciamo, di piccole vincite che ti stanno arrivando, ma non abbattersi al primo ostacolo che arriverà prima o poi, perché se vuoi fare questa vita di artistica devi essere più grande, sempre pensare più grande degli ostacoli, perché ci sono tanti che arriveranno. Però, diciamo, se i suoi genitori lo amano e cercano di aiutarla, diciamo, nel modo più normale, diciamo, di andare avanti, poi ci sarà quel momento di grande gloria. Ha avuto già dei grandi successi, già vincendo, diciamo, il Giro Festival, quella che era, e di aver fatto certe cose. Allora però ci sono sempre altre traguardi che devi per forza cercare di arrivare. Ma se non si arriva la prima volta, continui a provare, perché è così si arriva, e non è attraverso diciamo, le soliti amici l'unico grande fratello non vuole vedere di quello, però gli altri programmi che sono reality di oggigiorno, che ti promettono mare e monte, però ti bloccano per 5 anni anche se non hai vinto nulla. Allora questo non è modo di crescere, devi crescere, diciamo, naturale, capito? Diciamo di vivere, diciamo, di disillusione e accettarla esattamente come qualsiasi cosa, come di trovarsi che non hai il 100 euro in tasca, come quando momenti che hai 1000. È la stessa cosa, non abbassarsi. Perché, diciamo, di andare a fare la televisione, che è tutto falso, ti dà questa impressione che sia già arrivato al mondo, al capo del mondo, poi ti trovi che, diciamo, la cima è molto molto piccola, e non c'è molto spazio per muoversi, e la discesa è molto più ripida, diciamo, della salita. Allora uno deve essere preparato, e l'unico modo di farlo è di farlo naturale, senza fare reality. Reality è solamente, noi usiamo la parola hype in inglese, che vuol dire, diciamo, tutto trendy, propaganda e nient'altro, perciò è falsa. Perciò, però, andando a fare dei spettacoli
in città o per manifestazioni dove si prende, diciamo, i fischi esattamente come si prende le applause, mischiati. Allora sì, è un buono. Se gli vai a fare una televisione che uno ti dice se è bravo o brava per quattro puntate e poi ci arriva alle stesse e dico hai perso, non hai un avvenire, non c'è niente dopo di questo, devi ripartire da zero. Meraviglioso. Carla. Meraviglioso, e lo sta dicendo un grande artista che ne ha passate, ce l'ha spiegato prima, ha iniziato a fare il DJ perché trovava le porte chiuse, quindi sono parole veramente da chiudere in uno scrigno e tenerne conto in qualsiasi momento. Sandra dice grazie per queste parole, Mr. Ronnie Johnson, rimarranno nel cuore. Dall'America Joseph, tutte le grandi cose sono sempre fatte da piccole cose messe insieme. Terry dice quando verrà in Puglia e se verrà prossimamente. Ma non lo so, sai, mi chiedono tutti, però sai, normalmente l'estate è quando mi ho la possibilità di girare, diciamo, in Italia più liberamente, sotto il sole è molto più bello di viaggiare invece sotto la neve. Sì, è vero. Allora, io ora vorrei far ascoltare un'altra bellissima canzone, che tra l'altro le canzoni di Ronnie Jones le potete ascoltare su Oltretutto Radio perché sono a rotazione nelle 24 ore perché sono meravigliose e richiestissime, quindi anche questa è una delle canzoni che ascolterete. In My Love. In My Love Mine. Fa parte di una serie di 45 giri che ho fatto all'inizio della carriera, parlo del 1964, quando sono approdato a Londra, e questo, se non mi sbaglio, il produttore era Giorgio Gramowski, che era il produttore dei Yardbirds. È vero, non sbaglia, è lui. Questa è una delle canzoni più belle di questa serie di 6-45 giri che sono diventato un CD, che si intitola Satisfy My Soul, che era una canzone prodotta da Andrew Lou Goldman, che era il produttore manager dei Rolling Stones. Allora ascoltiamo ora questa e alcune canzoni come quella che abbiamo ascoltato prima, sentirete un po' di fruscio qualcosa perché quelle lì sono nuovissime, le sto mandando dal computer, poi entreranno anche loro nella selezione 24 ore di Oltretutto Radio. Buon ascolto e tra poco torneremo noi con il grande Ronnie Jones, eccola qui. Se sai guardare oltre, sai anche sentire oltre. Oltretutto Radio. Deep in my love mind, there is an ever-changing color blue wrapped around the memory of you. So that's where you'll find me, deep in my love mind, playing with a broken yesterday toy, shattered wings and sometimes things of joy. Right.
Tornati in diretta, abbiamo ascoltato quest'altra meravigliosa canzone. Ora però il tempo, quando si sta bene, purtroppo corre sempre ma molto veloce e la cosa non è molto simpatica. E allora abbiamo detto con il grandissimo Ronnie Jones che faremo un'altra diretta prima del suo spettacolo a Cagliari, perché vuole fare a tutti gli auguri di Natale e vi farà, ci omaggerà di un'altra meravigliosa canzone dedicata al Natale, vero Ronnie? Promesso. Ecco, allora noi ora ci dobbiamo purtroppo salutare e abbiamo tante altre cose da dire, quindi sì, ci vuole un'altra, che io credo che questo programma dovremmo farlo di 2 ore, no, un'ora vola, sì, lo dovremmo fare veramente di 2 ore. Quindi Ronnie, facciamo ascoltare ora o ci salutiamo prima e poi chiudiamo proprio con la canzone? Infatti, ecco. In questo vi ringrazio a te per questa opportunità di presentare, diciamo, la mia musica, diciamo, un po' della mia vita, e proseguiamo, diciamo, facciamo la seconda puntata con tanti altri amici tuoi, con altre canzoni, e nel frattempo oggi, essendo che è Santa Ambrogio, dico per tutti che sono di Milano, buon Santa Ambrogio, e niente, e dalla parte di Ronnie Jones e tutti gli ascoltatori, Give Me The Night, questo è l'ultimo disco mio, stammi bene, ciao. Ciao Ronnie, grazie mille davvero, grazie infinite, grazie a tutti gli amici che sono in chat, grazie a tutti gli amici che sono in ascolto. Vi ricordo che prossimamente Ronnie Jones tornerà con noi, avremo tante altre cose da dire, tante altre meraviglie da ascoltare, quindi buonanotte a tutti, vi lasciamo con questa altra meravigliosa canzone, Give Me The Night. Eccola qui. Buonanotte, ciao, a presto. Ciao, grazie. It's a chain reaction.
the people of the world coming out to dance. There's a music in the air, lots of loving everywhere during the night. Screaming the night. So come on. Give me the night.